la scorsa volta non l'ho detto sulla parabola. Allora, prima Giovanni 4:20. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Sì? Come posso pretendere lo shalom, come posso pretendere la pace del Signore se non amo mio fratello? E se non amo mio fratello, che vedo, non posso amare il Signore che non vedo. Questo ha a che vedere chiaramente con anche Caino e Abele. Stiamo trattando questo tema, sì? Siamo in questa serie di primizie, questa è la quarta esposizione, sì? Ma per capire il tema, voglio ripetere questo qua perché ci sta. Per capire il tema dobbiamo comprendere albero, seme, frutto e amore. Tutto questo ha a che vedere. Sono parole chiave per primizie. E siccome la materia prima dell'essere umano è stata la parola, siamo stati creati attraverso la parola, non possiamo fare a meno o ci nutriamo di parola di vita eterna oppure di parole motivazionali. Ah, sì. Oramai pega di più, pega, no? Come si dice in spagnolo, pega, questo pega ormai. Va. Ci sta, va, una cosa nuova, quelle le parole motivazionali per riempire l'anima. Spiritualmente parlando, ognuno decide cosa mangiare, sì? Dell'albero della vita o dell'albero della conoscenza del bene e del male. Abbiamo la volontà di scelta, ma non dimentichiamo che tanto nello fisico come nello spirituale dobbiamo mangiare, sì? Ma posso mangiare oggi dell'albero della vita? Se lo abbiamo perso nel giardino dell'Eden, sì? Spiritualmente sì, possiamo mangiare dell'albero della vita. Ma oramai, secondo Genesi 3:24, se lo volete vedere insieme a me, dice che è la via che porta all'albero della vita è custodita dai cherubini. La via che porta all'albero della vita è custodita dai cherubini. E chi è la via? Allora possiamo mangiare perché Lui, Cristo, è anche l'albero della vita. Perché la vita cristiana, fratelli miei, la vera, c'è la vita cristiana e poi c'è la vera vita cristiana, si tratta di dare frutto. Si tratta di dare frutto. Andiamo a Romani 7:4. Perché tutto quello che dico lo devo riaffermare nella parola. Romani 7:4. Fino al 6. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, con un proposito, affinché portiamo frutto a Dio. Perché il Signore è morto? Affinché noi portiamo frutto al Padre. E questo è quello che aspetta il Padre per essere in Cristo. Ho confuso, non è fino al 6, fino a lì, va bene? Andiamo a rinforzare Giovanni 15:5. Tutto ha a che vedere con il frutto e di portare il frutto. Sì, vado veloce perché ho molto da dire. E mi resta soltanto la prossima settimana per finire. Perciò voglio
Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, che fa? Porta molto frutto, sì? Perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Si capisce? Sì? Noi umani nella parola siamo rappresentati, oramai lo sapete, come degli alberi. Oggi vedremo le due tipologie di ben marcate, sì, e contrapposte. Chi sono? Caino e Abele. Lo vediamo qui. Salmi 1:1 in avanti. E qui, chiarissimo, vediamo le due tipologie d'alberi. Beato l'uomo, e continuo nel 2, il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. Tutto quello che fa prospererà. E ora l'altro. Non così gli empi, anzi sono come pulla che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il 6, molto chiaro. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Così immagino Abele un albero piantato su vicino a ruscelli. Io ho cercato una parola, vediamo se va bene. Inzuppato, fradicio dell'acqua che viene dall'Eterno. Ok? Inzuppato e fradicio? Troppo. Come? Troppo. Sì? E lui Abele, ha scelto di esserlo. Anche dopo la caduta dell'Eden tutti possiamo scegliere cosa mangiare, ma la scelta dipenderà di quale seme porto in me. Se il seme non c'è, di giustizia, non c'è. Ma cosa è il seme? Secondo Luca, non andiamo a vederlo perché ho tantissimo. Cosa è il seme? Secondo Luca 8:11, il seme è la parola di Dio. Chi è il seme? La parola di Dio. Torniamo a Genesi 1:11, che già l'abbiamo visto, lo rivediamo. Poi Dio disse, produca la terra della vegetazione e delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza. Più chiaro di questo? Facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza. E così fu. La parola seme in ebraico è zera, che vuol dire stirpe, generazione, discendenza, essere fecondi, genealogia, stirpe e figlio con maiuscolo. Così come gli alberi, in noi, nell'essere umano, c'è un seme che produce frutto secondo la nostra specie. Noi cosa produciamo? Non lo so se va bene dirlo, cosa produciamo? Esseri umani, sì? Sì, va bene?
ma il frutto spirituale di noi dipende dal mio seme spirituale, dalla parola che ho. Ho il figlio come seme oppure ho delle parole motivazionali per riempire l'anima? Ho il figlio o ho parole motivazionali? Ebbene, quelle parole non mi porteranno nessun frutto. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto. Soltanto possiamo dare frutto perché prima siamo stati insuppati dell'acqua che scaturisce a vita eterna. Allora, avendo il seme, avendo che cosa? Cosa è il seme? La parola. Avendo il seme, sì, me, sono giusto, ho il seme della parola, cioè ho il figlio, sono giusto, ho giustificato, no, sono giusto, sono un giusto, sì? E quindi amo al Signore, amo il mio fratello, sì? E posso dare, allora sì, posso dare il buon frutto. La minchà, l'offerta, il regalo, l'offerta sacrificale di primizia, come ha fatto Abele al nostro Signore. Giovanni 14, 21. Chi ha i miei comandamenti, chi ha che cosa? Chi ha la parola, sì? E li custodisce. Chi ha i miei comandamenti e li custodisce, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Non voglio dire la parolina, ma amare il nostro Dio semplicemente si riassume in avere il seme, e custodirlo. Quello che non hanno saputo fare i nostri padri. Genesi 2,15, se volete lo leggo io. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden. Perché? Lo ha messo con un motivo, per lavorare e custodire, ma in modo piacevole, in modo di diletto, no? Di stare lì a godersi, sì, senza stancarsi, senza sudare, senza sporcarsi. Perché gli ha detto di lavorare e custodirlo? Gli ha dato una responsabilità, chiaramente, sì? Dovevano custodire il Pardes, la parola. Perché Pardes è la parola, l'Eden è la parola. E di conseguenza sottrarre, dopo aver elaborato e custodirlo, di conseguenza sottrarre del frutto, sì? Del buon frutto della terra per nutrirsi. Mi seguite? Torniamo a Genesi 4:3, che è la storia del cammino di Abele. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e dell'oro grasso. Lo vedete come dice semplicemente che Caino fece un'offerta? Sì? Dice, fece un'offerta. Ma Abele dice, come che spiega, dice offrì anche egli, sì? Anche egli si presentò, però dice dei primogeniti del suo frutto, del suo gregge e del loro grasso. Questo l'abbiamo già spiegato domenica scorsa. Il Signore guardò con favore ad Abele la sua offerta, ma non guardò con favore Caino la sua offerta.
a nessuno di tutte e due, alla persona e a quello che portava, sì? Caino non fu, né fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Il Signore le stava dando la stava consigliando, le stava dando la soluzione, sì? Qua dice: il peccato sta spiandoti. Sono andata all'ebraico e in realtà questa parola dice che dall'altra parte della porta, il peccato, lo descriveva come un animale accucciato con le zampe reclinato, lì aspettando entrare. Questo dicevo. Perciò dopodiché invita, dopodiché sì, nell'otto comincia a spiegare, no? Continua la storia, che dice che Abele, scusate, Caino invita ad Abele a uscire fuori ai campi e lo uccide, sì? Quando il Signore chiede delle spiegazioni riguardo suo fratello, Caino mente e addirittura dice che sono forse io guardiano di mio fratello, sì? E da lì il Signore gli mise un segno, non lo so se sarà stato qua, gli mise un segno, ma non per benedirlo, ma sì ben per, lo ha dato una maledizione, perché oramai sarà un fuggitivo, un vagabondo e un albero infertile. Sì? Ma il giusto è marcato per benedizione. Neemia 13, 31. Diede anche disposizione circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti e circa le primizie. Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. Questo ricordati vuol dire nell'ebraico, è una parola che dice marcato per essere riconosciuto e con un sigillo il Signore si ricorderà di benedire. Sì? Perciò il Signore accettò Abele e il suo Minha, sì? Perché ha visto, cosa ha visto in lui? Ha visto il buon seme. E non accettò né a Caino né alla sua offerta, che addirittura l'Eterno ignorò, dice l'originale, sì? Semplicemente non ha visto in lui, in Caino, fatto, anche perché lui aveva un seme maligno, sì? L'offerta di Abele, più che un'offerta, fu primizia, perché ha dato il meglio, ha dato primogenito, ha dato l'eccellente e ha messo così in evidenza il suo fratello, ha portato a Caino che lui ha portato un'offerta e inoltre l'ha offerto con intento maligno o malvagio. Questo lo dice Proverbi 21-27, andiamo a vederlo. Perché addirittura si arrabbiò che il Signore non le ha piaciuto il Minha. Si arrabbiò. Vedete cosa dice Proverbi 21-27? Il sacrificio dell'empio, principio del sacrificio è la primizia. Il sacrificio dell'empio è cosa abominevole, quanto più se lo offre con intento malvagio. Ma vediamo l'essenza di Caino, carico di religiosità.
Sì? Prima Giovanni 3:11. Quasi sto finendo. 20 minuti. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quello del suo fratello erano giuste. Perciò non c'era il seme e in lui non c'era l'amore di Dio. La parola maligno nell'originale mi ha portato alla parola poneros, che vuol dire dannoso, depravato, ingiurioso, delinquente, corrotto, perverso, facineroso. Che cosa è facineroso? Un delinquente abituale, sì? O ricorrente, colpevole in essenza, che indica, e sentite bene, una degenerazione della virtù originale. Cioè, era un peccatore, come tutti noi. Però, ora vediamo. Lui non era giustificato davanti all'Eterno, proprio perché aveva il seme maligno. Se poteva pentire? Se poteva pentire? Sì. Domando. Caino. Aveva il Signore davanti e il Signore le ha dato le coordinate. Non le ha detto che il peccato è fuori alla porta, ma tu dominalo? Si poteva pentire Caino? Sì, si poteva pentire Caino. Sì? Ma non ha voluto perché aveva una volontà, sì? Lo stesso Signore voleva persuaderlo. Non soltanto ha ucciso suo fratello, ha ucciso la buona zera, il buon seme, quello che lui portava, la buona parola. Evidentemente, e con questo finisco, non amava Dio, non poteva dare il meglio di sé. Se non amava il suo fratello, non amava Dio, non poteva dare il meglio di sé. È chiaro, se vogliamo dare il meglio di noi, è il meglio di quello che abbiamo, per colui che ci ha amato per primo, dando il suo unigenito, dobbiamo conoscerlo e così avremo il buon seme che mi porterà di conseguenza a dare quello che ho. Il buon frutto. Amen.